Bentornati, ben ritrovati, insomma ragazzi, benvenuti nella Via degli Dei tappa numero 3 che ci porterà da Madonna di Fornelli fino al Passo della Futa. Ma come dimenticare la seconda tappa che ci ha regalato un percorso a tratti durissimo, intenso, ma semplicemente fantastico. Siamo passati dalla cima del Monte Adone agli splendidi paesini che l'Emilia-Romagna ci regala, da Monzuno alla cima Le Croci, fino a Madonna dei Fornelli. Siete pronti? Ciac! Si gira! A voi la terza tappa! Terzo giorno, Via degli Dei. Guarda che bello lì quel legno. È un bel posto qua. Questo è bello. Vicino ragazzi, buongiorno, oggi terza tappa, Madonna dei Fornelli, Passo della Futa, 15 km tranquilli, posto meraviglioso, guardate che spettacolo. Meraviglia. Qua c'è Cristianinho e qua ci sono io. Bello. Vedi, viandante frettoloso, fermati, medita e ammira questa grandiosa opera dei nostri lontani antenati che la natura ha protetto per 2000 anni, affidandola ora al nostro rispetto. E già. Vedi la neve là? Basta c'è staria fredda. Ma è vero anche che siamo saliti, È proprio in questi momenti che ci si ferma a pensare a quanto la vita sia straordinariamente unica. La terza tappa ci sta regalando paesaggi mozzafiato e momenti unici che ti scavano l'anima, perché in fondo camminare è anche questo, è sentirsi, è capirsi,
è fissare nella memoria certi odori, certi momenti che la natura stessa ci dona. Camminare aiuta il fisico, la mente, risolleva lo spirito e allontana i brutti pensieri. Il cammino ti fa capire e sentire quanto sia importante il tuo respiro e il tuo battito. Ti fa osservare e vedere sentieri da un punto di vista diverso, ma soprattutto la meraviglia di quando pensi che non hai più energie e come per magia tutto torna. Ecco, credo che questi sono i momenti che la vita batte davvero più forte. Pacchetto di fazzoletti al giorno, eh? Io quando cammino, vamos. Io vengo con l'abetto, Cristian. Comunque ragazzi, vi volevo dire che la via degli dèi è bella ma impegnativa, e oggi stiamo facendo secondo me uno dei tratti più belli in assoluto. È bellissimo qua. Molto molto wild. Siete arrivati alla bandiera, c'è il punto più alto della via degli dèi, suona la campana per sancire il traguardo. E come per magia, dopo lunghi sali e scendi, ci siamo ritrovati davanti ai nostri occhi questo splendido laghetto. Quale momento migliore per effettuare una breve sosta pranzo? Dopodiché saremmo ripartiti alla volta dell'ultimo tratto, che ci avrebbe portato fino al cimitero germanico e successivamente al camping Passo della Futa, il nostro the end della terza tappa. Pensiero del giorno: il senso della ricerca sta nel cammino fatto e non nella meta. Il fine del viaggiare è il viaggiare stesso e non l'arrivare. Cari ragazzi, anche questa tappa è giunta al termine. Metti un like e iscriviti al canale. Alla prossima! Respirerò.